Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura parliamo di ambiente. WWF e Lega Ambiente dicono no allo smaltimento dei fanghi del dragaggio del porto di Ortona nell'area marina protetta Torre del Cerrano o a ridosso di essa e chiedono di trovare soluzioni alternative per lo smaltimento di queste sabbie. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Fanghi da dragaggio del porto di Ortona potrebbero essere sversati nell'area protetta del Cerrano. Luciano Di Tisio, il WWF, dice no. Noi diciamo che si deve trovare una soluzione alternativa perché una quantità di sabbia così imponente può creare una serie di problemi. Tra l'altro manca sia la VINC in questo studio, in questo progetto, ma la valutazione di incidenza ambientale, ma mancano anche studi specifici sulle correnti, sugli spostamenti che questa sabbia avrebbe. L'area marina protetta è l'unica area marina protetta abruzzese, una delle poche lungo l'Adriatico e ha bisogno assolutamente di tutela. Tra l'altro è un'area creata proprio per le vongole che soffrirebbero particolarmente di questo ammasso di sabbia enorme. Tra l'altro è nell'area in cui verrebbe sversata, quell'area frequentata da delfini, dalle tartarughe marine, è un'area assolutamente delicata. Questa quantità di sabbia è veramente imponente, non si può pensare di lasciarla in mare in quella maniera senza le dovute cautele. Nell'ultimo tavolo sul turismo si è appunto dato forza a una strategia che punta al turismo natura e in modo particolare la terra del Cerrano, col suo parco e con le sue risorse, è un elemento di attrattività forte che non può essere penalizzato da questa azione sciagurata. Quindi voi a chi vi rivolgete? Noi ci rivolgiamo innanzitutto alla Regione affinché torni su questa decisione in modo deciso e si metta in campo un'azione alternativa che possa preservare quell'area. Proseguiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza ha denunciato un falso architetto che avrebbe fatto dei collaudi post-sisma senza averne i requisiti, sequestrata anche la somma indebitamente percepita. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Falso architetto collaudo a lavori post-sisma denunciato dalla Guardia di Finanza dell'Aquila. A quasi 9 anni dal terremoto dell'Aquila, dopo i furbetti del contributo, spunta anche il primo falso architetto che addirittura collaudava le opere di ricostruzione post-sisma, ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza dell'Aquila. Per questi motivi è stato denunciato un 73enne che, al fine di ottenere il ruolo di collaudatore nella riparazione degli immobili, avrebbe falsamente attestato di essere in possesso di tutti i previsti requisiti professionali e delle competenze abilitanti per l'incarico. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle, invece, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, Mario Cervellino, gli hanno anche sequestrato 8.000 euro, la somma corrispondente a tutti i compensi indebitamente percepiti nell'ambito dei contributi pubblici per questi falsi collaudi. Le indagini svolte hanno infatti rilevato che l'uomo, già prima dell'assunzione dell'incarico da collaudatore, era stato sospeso a tempo indeterminato, con provvedimento di natura disciplinare dall'Arbo degli architetti, paesaggisti e conservatori. Lo stesso quindi aveva assunto il ruolo di collaudatore e percepito i relativi compensi, costituiti da contributi pubblici, sulla base però di false dichiarazioni che ora lo hanno portato nei guai. E prosegue a Lanciano il processo che riguarda i presunti maltrattamenti e le sevizie a danno di alcuni ospiti della casa famiglia Arcobaleno di Vasto. Oggi è stato il giorno dell'interrogatorio dell'unica imputata rimasta, Carmela Guglielmo, perché il compagno Lucio Raimondi è scomparso lo scorso anno. Vediamo insieme il servizio. Scherzavo, rispondevo così agli ospiti per sdrammatizzare, non lo facevo per cattiveria. In corte d'assise a Lanciano, Carmela Guglielmo, 49 anni, imputata per concorso e maltrattamenti agli anziani ospiti della casa Arcobaleno a Vasto, risponde così alle domande del sostituto procuratore Gabriella De Lucia. Gli anziani venivano trattati bene, racconta l'imputata in aula, mangiavano regolarmente 4 volte al giorno, venivano lavati tutte le mattine e accuditi. Le visite mediche avvenivano ogni 15 giorni, in caso di necessità veniva chiamata la guardia medica o il 118 per gli anziani più bisognosi di cure. La mia assistita ha raccontato la verità, puntualizza al termine dell'udienza il legale difensore Alessandra Cappa.
Diciamo che più che respingere ogni addebito, ha detto la verità, ha rappresentato i fatti, diciamo, così come si sono svolti, e mi pare che tra l'altro siano fatti che si stanno ricostruendo, diciamo, in questo senso anche in dibattimento, anche al processo. E poi acqua e cibo non mancavano, prosegue nella difesa la Guglielmo. Alcuni familiari venivano ripresi da Luciano Ramundi, 59 anni, coimputato deceduto poco dopo l'inizio del processo a giugno scorso, si è trovati a portare biscotti o altro agli anziani ospiti della struttura. Qual è la verità della sua assistita? Ma mi pare che non ci sia bisogno della mia assistita per arrivare a dire che in quella struttura c'era sia acqua che cibo. Come dicevo prima, al di là delle dichiarazioni dell'imputata, abbiamo già fatto una buona parte dell'istruttoria. Mi pare che l'istruttoria, insomma, non abbia così rappresentato, non abbia troppo sostenuto l'ipotesi del pubblico ministero. Diciamo che c'è stata, ahimè, anche grazie al notevole clamore mediatico rispetto a questa vicenda all'inizio, una grossa amplificazione diciamo, di certe cose, per cui forse adesso nel processo possiamo ristabilire una verità migliore. La PM ha anche parlato dei maltrattamenti verbali, delle parolacce dette dalla sua assistita. Sì, beh, quelle sono oggetto di video ambientali, ahimè anche quelle pubblicate, diciamo, in malo modo, addirittura prima che fossero oggetto di una regolare perizia dibattimentale. Come avrà sentito, la PM ha parlato di questo e io ho risposto che la Corte, che sono certa che guarderà quei video, saprà apprezzare il tenore delle cose dette e di quanto accaduto. Ancora notizie di cronaca, questa volta da Tagliacozzo, un tentato furto da parte di ignoti avvenuto la scorsa notte presso l'ufficio postale di San Donato. Un cittadino, dopo aver notato un'auto sospetta nei pressi della filiale, ha allertato i carabinieri che si sono recati sul posto per un controllo. I militari della radiomobile hanno notato tre individui che alla loro vista sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti successivi è emerso che i malviventi, dopo aver forzato la porta d'ingresso principale, si erano introdotti nell'ufficio postale, avevano tentato di asportare il contenuto della cassaforte, non riuscendo però nell'intento, grazie proprio all'intervento immediato della pattuglia dei carabinieri. E adesso parliamo dei contratti di fiume. Assumere impegni precisi per dare seguito alle iniziative già intraprese per riqualificare e rinaturalizzare i corsi d'acqua e promuovere le azioni di valorizzazione previste nei manifesti di avvio dei contratti di fiume. Quanto chiedono i comuni capofila di Montesilvano, Paglieta, Colle Corvino, Corfinio, Villa Lago e Tagliacozzo, aderenti ai contratti di fiume Sangro, Imele, Tavo, Saline e Sagittario. Vediamo. Si parla di contratti di fiume nel Giovenco, con il Sagittario, col Sangro e col Tavo Fine Saline da 3 anni. E questa è solo la parte terminale di un processo che ha visto questi comuni protagonisti nei programmi di riqualificazione e rinaturalizzazione attraverso un accordo strutturale sottoscritto da oltre 40-50 comuni che compongono queste aste, e che ha chiesto costantemente alla Regione un livello di attenzione e un livello di codificazione del livello finanziario affinché potessero trovare sostanza e concretezza queste volontà amministrative di tutela degli interessi del territorio e soprattutto di tutela dei portatori di interesse che pagano uno scotto violentissimo alla non buona qualità dei nostri corpi idrici. Noi non dobbiamo dimenticarci che poi l'estate si parla di cattiva qualità delle acque di balneazione, che l'agricoltura ne risente, che ci sono dei danni alla rete infrastrutturale viaria nei periodi di alluvione, novembre, aprile, e quindi cosa devono fare queste amministrazioni se non chiedere con forza di dare un sostegno a questi progetti, progetti che non sono velleitari ma che si codificano sulle esperienze nazionali del Ministero, dell'ISPRA e di quello che prevede il 152. Magari è meglio non dire di avere fiumi belli puliti e trote che saltano per la gioia di vivere in fiumi belli puliti, ma di fare qualcosa di concreto. La delega all'assessore Pepe è una delega ad oggi risultata essere vuota. Vuota perché non ha disponibilità finanziaria. Certo, si prodiga, gira, parla, promuove, fa, dice, poi
Gli altri hanno già fatto, le amministrazioni hanno già fatto, adesso aspettiamo che faccia qualcosa lui. Siamo qui a braccia aperte per essere stupiti, magari meno delle trote che saltano, ma più felici come amministratori. Andiamo avanti, parliamo adesso della Fondovalle Sangro. È fissata per fine mese la posa della prima pietra nel cantiere per il completamento della importante arteria viaria che attraversa la Val di Sangro. Alla posa della prima pietra dovrebbe partecipare anche il Premier Gentiloni. Il contratto per avviare il cantiere è stato firmato lo scorso 23 di gennaio. I sindaci guardano con ottimismo a questo cantiere e alle ricadute economiche dell'opera. Sentiamo. Sì, abbiamo ricevuto una nota da parte del Presidente della Regione che ci informa dell'imminenza della visita del Presidente del Consiglio Gentiloni, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, però attendiamo una conferma ufficiale che ad oggi non abbiamo. Ci sono delle date, però non lo so, vediamo, anche perché siamo in clima di campagna elettorale, chiusure liste, quindi credo che ci siano delle difficoltà in questo senso, però credo che avverrà da qua a 10 giorni. Ecco, dovrebbe esserci anche la DDFCA, Sergio Marchionne, che da anni continua a insistere sul completamento di questa infrastruttura, ne ha parlato anche nell'ultima visita ufficiale alla Sevel di Atessa. Beh sì, dovrebbe esserci anche Marchionne, che è stato forse uno dei principali fautori verso questo completamento. Bisogna dire che comunque la Fondovalle non è solo per la Sevel o per il distretto industriale della Val di Sangro, assolutamente. Questa sarà un'arteria fondamentale per tutto il territorio, avrà delle ricadute, un impatto economico straordinario proprio su tutto l'asse che va da Fossa Cesia, dall'autostrada fino a Castel di Sangro, Roccaraso. Quando parlavo di impatto economico mi riferisco anche e soprattutto al discorso che vengono messi insieme dei territori che dovranno essere ripensati in funzione della Fondovalle Sangro, e mi riferisco non solo all'indotto di tipo economico che sicuramente porterà dei benefici, ma anche ripensare al territorio in funzione di quelli che sono una serie di servizi da offrire ai cittadini di questi territori, e mi riferisco per esempio all'idea di poter pensare magari un domani a un ospedale collocato in fondo Valle Sangro, cioè sotto la Val di Sangro, quindi che unisce Castel di Sangro in una maniera rapidissima, e quindi di far arrivare tutti i cittadini dei territori che sono dislocati sul fronte sinistro e destro della fondo Valle Sangro a arrivare in brevissimo tempo, perché la strada è di 5 km il completamento. Se pensiamo che percorrere 5 km a una media di 100 all'ora significa percorrerla in 2 minuti e mezzo, quindi significa abbattere notevolmente i tempi e soprattutto avere una strada che non ha interruzioni. Quindi io credo che gli amministratori di oggi dovranno ripensare il futuro proprio in funzione anche e non solo del distretto industriale, ma anche per quelli che saranno i servizi che dovranno essere offerti. La Val di Sangro è il bacino naturale, credo, del prossimo futuro dei nostri territori. Poi è chiaro che esistono le logiche su cui non voglio entrare, legate alle questioni dei vari ospedali che si tentano di salvare, piccoli ospedali. Io ne farei un discorso di una portata più ampia. All'Aquila adesso, per il bando Fare Centro, c'è la delusione dei commercianti rispetto allo slittamento dell'uscita della graduatoria B del bando di cui abbiamo parlato ieri. Noi abbiamo investito, dicono, e non vorremmo che il ritardo sia legato alla politica. In centro ci sono grandi difficoltà. Che cosa aspetta il comune? Continuano i commercianti, ascoltiamo il servizio. I commercianti aquilani non solo attendono l'esito del bando Fare Centro con trepidazione. Slitta un po' la graduatoria della linea B, riservata a quelle attività che hanno aperto i battenti dopo il terremoto, con attività ex novo. La graduatoria, come assicurato dal direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera, arriverà nella seconda metà di febbraio. Per la linea A, invece, di coloro che si sono ricollocati ma che esistevano già alla data del 6 aprile 2009, quella definitiva uscirà la prossima settimana, perché si stanno caricando ancora i dati nel database. Per le attività il bando Fare Centro rappresenta un'occasione importantissima, ma più di un malumore c'è per i ritardi. Gli aquilani infatti avrebbero voluto il rispetto dei tempi, perché in ballo ci sono le mille difficoltà che le attività che hanno aperto e riaperto hanno nel centro storico.
Siamo molto delusi perché per quanto riguarda la linea B, i partecipanti al bando per la maggior parte erano tutte attività che, come la mia, ma come tutte quante quelle che vedete ubicate sia in Corso Federico II che insomma nell'altra parte alta della zona centrale, sono tutte attività che hanno già investito, che hanno già fatturato e che quindi prima ancora della linea A si aspettavano di veder riconosciuto insomma qualche piccolo diritto. Ci torna un po' strana questa cosa di febbraio, perché sappiamo tutti insomma che il 4 marzo ci saranno le politiche, quindi le elezioni, e quindi temiamo ancora una volta che il bando Fare Centro venga di nuovo strumentalizzato a fini politici, e questo ci dispiacerebbe molto. Mancanza di parcheggi, cantieri presenti e ci mancherebbe altro, assolutamente necessari, ma continui disagi per chi ci lavora o vive. Insomma, il centro per i commercianti, riuniti anche in associazione da poco, va ridisegnato per permettere a clienti, a lavoratori e a tutti i fruitori di vivere in modo armonioso. I problemi insomma li conoscete, sono tanti. Noi abbiamo più volte fatto presente all'amministrazione comunale attuale quelle che sono le criticità che insomma chi ha deciso coraggiosamente di riaprire un centro storico sta affrontando. Stiamo per costituirci come comitato cittadini, non solo cittadini, cittadini residenti, commercianti e professionisti, per cercare insomma di risolvere un po' di problematiche che sono problematiche che onestamente all'Aquila vanno avanti da troppi anni. Adesso andiamo a Teramo, si è svolto questa mattina nella sala giunta della provincia di Teramo un tavolo tecnico in vista del protocollo d'intesa contro la violenza di genere e il rilancio del centro antiviolenza La Fenice. All'iniziativa dell'amministrazione provinciale hanno risposto i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli ordini professionali e del volontariato. Ci dice di più Tania Bonnici Castelli. Una rete antiviolenza forte che accomuni istituzioni, forze dell'ordine, ordini professionali e volontariato. Una rete che dialoghi per avere e fornire le giuste informazioni alle donne vittime di abusi e che ricordi loro la possibilità di rivolgersi al centro antiviolenza provinciale La Fenice e alla struttura protetta Casamaia. È questo l'obiettivo della provincia di Teramo, che ha la delega alle pari opportunità e che ha invitato a sedersi intorno ad un tavolo gli attori principali di un prossimo comune protocollo a sostegno delle donne che decidono di denunciare le violenze subite. L'importanza di questo incontro. La provincia di Teramo e il suo assessorato alle pari opportunità hanno fortemente voluto questo incontro di oggi, perché era nostra intenzione rafforzare la rete antiviolenza. Esiste già in provincia di Teramo un protocollo, però ci siamo resi conto che diciamo c'erano delle lacune e qualche criticità. Quindi l'incontro di oggi ovviamente è finalizzato proprio a cercare di superare queste criticità, a sottolineare punti di forza e insieme a tutti coloro che sono stati invitati, quindi le forze dell'ordine, la ASL, le associazioni, le commissioni pari opportunità, vogliamo appunto cercare di incanalare tutte queste risorse e queste energie che si spendono nella lotta alla violenza contro le donne per realizzare proprio un protocollo che sia veramente vincente e che dia un aiuto assolutamente concreto e non un aiuto solo di facciata. Quanto lavora attualmente il centro antiviolenza La Fenice? Allora, purtroppo il centro antiviolenza La Fenice lavora tantissimo, sia nella sua sede di, qui a Teramo, che nei due sportelli di Martinsicuro e Pineto. La nostra intenzione è anche quella, peraltro, di capillarizzare maggiormente questa azione del centro antiviolenza e quindi nelle prossime settimane abbiamo identificato delle zone, soprattutto in zona montana, dove aprire anche un ulteriore sportello, proprio per essere vicini anche fisicamente a tutte quelle donne che ne hanno veramente bisogno. 4, 11 e 13 di febbraio a Francavilla al Mare, questi sono gli appuntamenti della 63esima edizione del Carnevale d'Abruzzo, un appuntamento importante per tutta la comunità ma anche per la regione, perché rappresenta la prosecuzione di una grande tradizione. Allora vediamo insieme il servizio.
4, 11 e 13 febbraio sono gli appuntamenti con la 63esima edizione del Carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare. Il 4 febbraio ci sarà la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Antonio Luciani alla maschera regina del Carnevale, Patanello. Poi ci saranno le sfilate dei carri allegorici, il teatrino di Patanello, il carro dedicato proprio al simbolo del Carnevale d'Abruzzo, tre carri dedicati ai vincitori della Mostra Internazionale di Pittura 2017, bozzetti d'arte per un carro allegorico, terza edizione al Museo Michetti, il carrozzone Italiani sulla Luna, Amore e solo amore, e poi il carro dedicato alla satira politica, L'Urre, sottotitolato E qui comando io. I carri saranno animati e coreografati da due scuole di danza di Chieti, da una di Pescara ed un'altra di Francavilla. E poi ci saranno i gruppi musicali, lo Scaricarella e la banda della città di Chieti, assieme ad altri gruppi mascherati provenienti da tutta la regione. In programma anche eventi collaterali, come il ciclo di incontri con proiezioni di film denominato Visioni di Carnevale e il photo contest Fotografa il Carnevale. Nei giorni 6 e 10 di febbraio ci sarà anche l'appuntamento con la città di Patanello presso l'auditorium a Palazzo Sirena con ingresso gratuito. I biglietti sono rimasti invariati come l'anno scorso, 5 euro gli interi, 4 euro in prevendita e i ridotti over 65, i disabili accompagnati da un accompagnatore entreranno gratuitamente, così come gli under 13. Speriamo che ci sia un'affluenza notevole, venite tutti al Carnevale di Francavilla. Le istituzioni culturali aquilane attendono ancora il pagamento per gli spettacoli del 2016 dei Cantieri dell'Immaginario, la rassegna di Cultura in Centro, fondi che ci sono, stanziati da una delibera del CIPE, ma a quanto pare il dirigente del settore non avrebbe ancora firmato l'apposita determina. Pagamenti agli enti culturali bloccati dal 2016. 10 tra associazioni e istituzioni culturali aquilane sono ancora in attesa di essere pagati dal Comune per gli spettacoli organizzati e portati in scena in occasione dell'edizione 2016 dei Cantieri dell'Immaginario, la rassegna di cultura in centro. Sarebbero 285.000 euro i fondi che dovrebbero ancora essere erogati, nonostante siano passati 2 anni e siano arrivati dalla struttura tecnica di missione. I fondi sono quelli assegnati dalla delibera CIPE del 2016, quella delibera che stanziava più di 10 milioni di euro per le attività culturali e per le iniziative di promozione turistica dei comuni del cratere. I progetti ammessi a finanziamento per l'allestimento del cartellone dei Cantieri dell'Immaginario furono 10, a presentarli furono altrettante istituzioni culturali. Ad oggi però nessuna di loro risulta essere stata pagata, perché il dirigente del settore politiche, sociale e cultura, Fabrizio Giannangeli, ancora non avrebbe firmato la determina che sbloccherebbe tali pagamenti. Il Teatro Stabile così aspetta 49.000 euro, la Società dei Concerti Barantelli 48.000, il Teatro Z 20.000, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese 35.000, il Gruppo Emotion 53.000 euro, Libris in Fabula 10.000 euro, Teatrabile 9.000 euro, Musica per la Pace 9.000 euro, i Solisti Aquilani 42.000 euro e l'Associazione Brucaliffo 8.900 euro. Sembrerebbe che lo stesso blocco ci sia anche per gli spettacoli dell'edizione 2017. Andiamo avanti adesso alla pagina dello sport. Questa sera Pescara in campo all'Adriatico Cornacchia nell'anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie B contro il Perugia. Una sola novità fra i biancazzurri, Carraro al posto di Proietti. Tra gli umbri invece indisponibili l'ex Zanon, Mustacchio e Ann. Mancherà anche Leali, per il quale non è arrivato in tempo utile il transfer. Intanto continuano ad essere ore frenetiche per il mercato. Stamani Francesco Zampano ha sostenuto le visite mediche in Friuli ed è praticamente un giocatore dell'Udinese. Ieri a Milano il presidente Sebastiani e il DS Leone hanno aperto altri fronti su cui lavorare. Facciamo il punto della situazione nel servizio di Andrea Costantini. A poche ore dal match di campionato con il Perugia resta attivissimo sul fronte mercato il Pescara. In dirittura d'arrivo e prossima alla formalizzazione l'operazione impostata inizio settimana con l'Udinese e che sembrava essersi raffreddata nelle giornate seguenti. Francesco Zampano sta per legarsi al club friulano. Il difensore laterale approderà alla corte di Massimo Oddo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una operazione che, se l'Udinese dovesse esercitare l'opzione, farebbe finire nelle casse
tasse del Pescara oltre 2 milioni di euro. Zampano già questa mattina era a Udine per sottoporsi alle visite mediche, dopo le quali sottoscriverà il contratto con i bianconeri. All'Udinese finirà subito anche Mamadou Koulibaly, con la fine anticipata del prestito al Pescara, poiché il centrocampista senegalese dalla scorsa estate è già del club della famiglia Pozzo, che a sua volta manderà a Pescara il centrocampista svedese Svante Ingelsson. Sempre per la mediana si attende a breve anche la firma di José Machín, che arriva in prestito dalla Roma. Il giocatore spagnolo, ma originario della Guinea Equatoriale, ha disputato la prima parte di stagione a Brescia. Se queste operazioni sono già definite, altri fronti si sono aperti ieri grazie ad alcuni incontri avuti a Milano dal presidente Daniele Sebastiani e dal direttore sportivo Luca Leone. Una nuova operazione è stata impostata con la Juventus, che è interessata a Leonardo Mancuso. L'esterno milanese si legherebbe al club bianconero dalla prossima estate, mentre da subito in biancazzurro arriverebbe il centravanti Cristian Bonino, di proprietà della Juventus ma ora all'Alessandria. Si riapre poi l'asse con il Paris Saint-Germain, visto che può arrivare in biancazzurro il 18enne gioiellino francese Moussa Diaby, esterno d'attacco, sperando in un esito dell'operazione migliore rispetto a quanto accaduto lo scorso anno con il centravanti Jean-Christophe Baebek, bravo sì, ma dai muscoli troppo delicati. Da risolvere in pochi giorni anche quesiti relativi ad altre partenze: Cocco, Cappelluzzo, Stendardo, Selasi, Lattelat, Baez e poi i fuorilista Forte, Rossi e Milicevic. Una corsa contro il tempo per piazzare calciatori e scendere dunque ad una quota di 25 giocatori della rosa e soddisfare le pretese numeriche di Zeman. Stasera però sarà di nuovo campionato e il Delfino vuole prolungare la serie di risultati, che ora recita 10 punti nelle ultime 4 partite. Zeman riproporrà lo stesso 11 di Foggia, con l'unica eccezione rappresentata da Carraro, che prenderà il posto dell'acciaccato Proietti. Nel Perugia il neoportiere Leali non debutterà perché non è arrivato il transfer. In porta ci sarà dunque Nocchi, out An, Mustacchio e l'ex Zanon. Il tecnico Breda confermerà il 3-5-2 con Della Fiore al comando della difesa e la coppia di Carmine e Cerri in avanti. Scendiamo di categoria adesso. Il presidente del Francavilla Gilberto Candeloro, secondo indiscrezioni, sarebbe interessato a rilevare il 40% delle quote societarie della Teramo Calcio. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con il patron biancorosso Campitelli. Sulla questione abbiamo ascoltato anche il primo cittadino di Francavilla, Antonio Luciani. Il servizio è di Jacopo Forcella. La notizia, se fosse confermata dai fatti, avrebbe del clamoroso. Gilberto Candeloro sarebbe intenzionato a rilevare una quota sostanziosa, seppur minoritaria, del Teramo. Il patron del Francavilla avrebbe avuto dei contatti con Luciano Campitelli per prendersi il 40% della società biancorossa, in attesa però di un passo successivo che potrebbe essere l'acquisto totale delle quote. Campitelli non parla così come Candeloro, ma dai due staff filtra molta prudenza. Tradotto, per il momento è solo un pourparler, ma non è detto che siano solo ed esclusivamente delle chiacchiere. Non è passata inosservata la presenza dello stesso Candeloro sugli spalti del Bonolis sabato pomeriggio, nella gara che ha visto il Teramo perdere contro il Vicenza. È stato favorito anche dal fatto che il suo Francavilla aveva giocato a Giulianova con il San Nicolò qualche ora prima, ma è altrettanto evidente che la visita all'impianto di Piano Daccio fa il paio con l'interessamento per l'acquisizione di una parte delle quote di Campitelli. Peraltro, lo stesso Gilberto Candeloro qualche giorno fa, attraverso i social, aveva espresso tutta la sua amarezza per il poco interesse che, tranne la tifoseria organizzata, c'è a Francavilla rispetto alla squadra. E Gilberto Candeloro, che è un imprenditore dalle qualità assolutamente indiscusse, venga tirato in ballo a vario modo dai giornali, dalle televisioni, ogni volta viene accostato, a volte a Lanciano, a volte al Teramo, a volte a Pescara. È un imprenditore che è entrato nel mondo del calcio e quindi è anche normale che sia così. Io lo conosco come persona seria, una persona che ha dato già tanto alla nostra città, si sta scontrando con un mondo che non conosceva, che è quello appunto del calcio. Gli auguro tanta fortuna, sono convinto che resterà legato per sempre.
sempre e comunque ai colori giallorossi, ma non mi farebbe specie se decidesse anche di diversificare i suoi investimenti nel mondo del calcio. È ovvio che il calcio oggi ci sta sempre più abituando a raggiungere, a essere confezionato come un prodotto televisivo, social, con i media, quindi la presenza del pubblico, l'entusiasmo del pubblico in uno stadio sono limitati anche qui a Francavilla, ma diciamo che è un fenomeno nazionale. È chiaro che se lui vuole cercare, chi vuole cercare un pubblico numeroso, eccetera, si deve affacciare a palcoscenici che sono altrettanto importanti. È ovvio che il prodotto offerto, la Serie D, è un prodotto di partenza che non può attirare un pubblico così numeroso. Magari se riusciamo a ipotizzare una squadra come il Francavilla che si avvicini alla Serie C e poi, perché no, alla Serie dei cadetti, sono convinto che non basterebbe lo stadio per accogliere tutti coloro che possono venire a vedere la partita. Visto che alle nostre spalle abbiamo il Valle Anzuca e siccome qualche tempo fa avete avuto un po' una diatriba, lei e il presidente Candeloro, tutto risolto? No, tutto risolto, noi stiamo facendo degli interventi nello stadio, c'era stato quel piccolo malinteso, noi vogliamo continuare a investire su questo stadio. Io all'epoca sono rimasto un po' amareggiato, ma non con il presidente Candeloro, ci tengo a dirlo, con qualche giornalista che ha messo in dubbio, o con qualche, più che giornalista, con qualche commentatore televisivo che ha messo in dubbio la validità di questo stadio, quando poi so che in Serie D si gioca in strutture che sono molto meno attrezzate e molto meno pronte del Valle Anzuca. Sono contentissimo, l'impatto è stato positivo e quindi spero che domani riescano a portare quello che hanno fatto in questa settimana sul campo, quindi hanno lavorato benissimo, con intensità, con cattiveria agonistica come piace a me, quindi sono contento. Una partita come tutte le altre, difficili, contro una squadra che viene a 5 risultati utili consecutivi perché ha fatto 3 vittorie e 2 pareggi e quindi è una squadra che si difende molto bene. Noi dobbiamo andare lì, avere pazienza e soprattutto lottare su ogni pallone, perché questo deve essere il nostro obiettivo principale. Ma tutte le partite possono essere a portata e tutte le partite possono essere difficili se non le interpreti col modo giusto. Quindi il Teramo ha battuto il Padova che è primo in classifica, quindi se la interpreta bene nulla è compromesso. Quindi tutte le partite sono difficili, ma noi sicuramente daremo battaglia. Questo deve essere il nostro obiettivo, dare battaglia a tutti, perché quando incontreranno il Teramo dovranno sudare le proverbiali 7 camicie per portare fuori i punti, quindi come lo dobbiamo fare noi? Adesso no, ma domani sicuramente prima della partita un po' di emozione ci sarà, però poi quando ci sarà il fischio d'inizio tutto passerà e quindi penseremo a quello che sarà la gara. Panico lo conosco perché è un giocatore che ha fatto quasi tutte le nazionali, è un giocatore esplosivo, non lo conosco benissimo perché non è che l'ho visto giocare, però sono sicuro che sarà un elemento che potrà darci una grossa mano. Ma il presidente ci ha salutato e ha detto date il massimo e noi domani daremo il massimo per cercare di portare a casa un risultato positivo. E cambiamo disciplina, lasciamo il calcio. Ieri pomeriggio si è tenuto il Gran Galà dello Sport del CONI nella sala del Consiglio Comunale di Pescara, premiati migliori atleti ma anche tecnici, dirigenti e società per l'anno 2017. Testimonial della manifestazione è stata la vincitrice di Coppa del Mondo di tiro a volo, la 21enne di Manoppello Alessia Iezzi, con cui Paolo Sinibaldi ha parlato anche del prossimo futuro, non solo dell'anno appena trascorso. Sentiamola. Alessia Iezzi, ma che hai combinato in India? Ho fatto una bella cosa, era parecchio tempo che non riuscivo a uscire da un'annata diciamo un po' complicata e con questa gara mi sono portata a casa una bella vittoria, che è la terza in ordine crescendo dalle Olimpiadi, poi c'è il campionato del mondo che è cosiddetto mondiale e poi c'è la finale di Coppa del Mondo e quindi è una gara molto molto importante. Tra l'altro hai ottenuto questo risultato quasi a conclusione di una stagione che non ti aveva soddisfatto. Sì, in effetti come dicevo prima questa stagione è andata malissimo praticamente e con questa che praticamente era l'ultima gara mi sono riportata su come niente e per me è molto molto importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo, perché da quest'anno ci saranno i primi pass per l'Olimpiade
e speriamo bene. Io ho riniziato da poco la mia stagione perché mi sono presa prima un piccolo momento di pausa e poi mi sono ammalata con questa influenza che gira in questo periodo e ho ripreso alla grande, devo dire, sia per quanto riguarda la preparazione fisica e sia per quanto riguarda il tiro. A febbraio ci sarà la prima gara, che è un Grand Prix internazionale in Qatar, dove metterò in prova quello che ho fatto fino adesso. È vero che ho vinto una gara molto importante, però per me non è un momento di relax, anzi deve essere un motivo in più per incentivarmi a fare molto molto di più, in quanto a settembre ci saranno le prime carte olimpiche e voglio arrivare pronta. Ed è tutto anche per questa seconda edizione del TG6. Prima di salutarci vi ricordo tra poco l'appuntamento con Diretta Stadio a partire dalle ore 20. Andrea Costantini in studio e Paolo Renzetti dallo stadio Adriatico Cornacchia vi racconteranno il match di questa sera fra Pescara e Perugia. Per il TG è tutto, prossimo aggiornamento alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona serata.